Ricomincio. Di fronte al profluvio di parole che hanno invaso il nostro paese, a copertura di quello che effettivamente viene, allora noi stiamo qui cercando di ripristinare una realtà di fatto e utilizziamo qualche libro di carattere geografico e storico. Uno di questi è questo libro qua. È d'Annibale. Era un libro d'Annibale. Era un libro d'Annibale questo. I patti mediterranei dalla guerra libica al conflitto mondiale. Perché leggiamo queste opere? Perché almeno i nostri amici si devono rendere conto. La colonna che delle, dei rostri. I rostri, bravo. Faccio vedere di nuovo questo Le libro. Polene. Ebbene, che i nostri amici si rendano conto qual è l'effettivo scenario di quello che sta avvenendo oggi, che può essere interpretato solo in termini di geopolitica. Allora, parliamo di questo libro. Poi un altro testo che voglio far vedere, questo è intitolato Il Mediterraneo, centro strategico del mondo. A tal fine vorrei ricordare, probabilmente quelli che ci ascoltano oggi non sono quelli che mi sentirono quando ne parlai, io avevo un amico il quale per parecchie vicissitudini della vita, dopo aver svolto una funzione molto importante, si è trovato a fare il sagrestano in una chiesa di Roma. Specifico qual è la chiesa, perché se c'è qualcuno che conosce certi retroscena può sapere anche qual è la chiesa. La chiesa Santa Maria di Trastevere? No, è la chiesa di Piazza Buenos Aires, gestita dai preti, vedi caso, argentini. Allora, siccome quest'uomo aveva continuato ad avere dei contatti internazionali, lui faceva lì, ovviamente, campava in quel modo, perché non aveva altro mezzo di sostentamento. Ma tipo il nostro amico Antonio? Eh? Il nostro amico Antonio che è morto poco tempo fa? No, si chiamava con un altro nome e presumo che sia morto molto tempo fa. Io parlo degli anni 70, poi non lo frequentai più, ma fu sufficiente quello che gli chiesi. Infatti io gli chiesi, tu che puoi avere delle informazioni precise, ci trovavamo negli anni 70 nell'ambito del rischio di una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina. Prima del ping pong. Esatto. Dice, tu vatti a informare per sapere quali sono le prospettive, se ci sarà una guerra nel Mar Giallo o nel Mar Cinese. E dopo una settimana, 10 giorni, tornai e lui mi disse, mi hanno risposto testualmente così, tutti i centri strategici, eravamo negli anni 70, tutti i centri strategici del mondo stanno studiando le strategie belliche per il controllo del Mediterraneo. La Cina è troppo lontana e, a parte alcuni interessamenti di carattere geopolitico, della Cina non gliene frega niente nessuno. Allora, a proposito dell'espansione commerciale della Cina, terra a terra, un'ora fa sono andato a quello che fino a qualche tempo fa, 15-20 giorni fa, era il negozio di Euronics, della catena di Euronics. Sono andato stamattina a prendere una memoria
e ho trovato che c'erano i cinesi di una catena che non so, non mi ricordo adesso come era la questione, e praticamente gli cinesi sono comprati anche Euronics. Certamente, altro che quello. Così, allora, tanto per dire, insomma. Sì, la logica cinese è una logica di cui io ho parlato a lungo facendo vedere gli scritti di Sun Tzu. L'espansionismo politico è anche... mascherato da espansionismo commerciale. Certo. È la logica di Sun Tzu, per cui tutto quello che appare oggi, soprattutto in Italia, è completamente falso, perché non tenendo conto delle vere, autentiche strategie della Cina, che si è sempre comportata così, perché la Cina non solo ai tempi dell'antichità, cioè ai tempi di Sun Tzu, ma anche oggi ha lo stesso meccanismo d'azione, ha lo stesso comportamento. E ovviamente questi grandi teorici che parlano in televisione non parlano mai che oggi come oggi la potenza americana è completamente assediata e chi comanda sono i BRICS. E non hanno assolutamente... coglioni quelli che non si mettono con i BRICS. L'America domina la Cina, che ha un debito pubblico in mano degli Stati Uniti di circa 14 mila miliardi di dollari e li tengono per le palle. Ma certo. Come si muove male, la castigano. Quindi questi, e poi il castigo cinese è tipico delle torture cinesi. Il gocciolio sulla fronte dell'acqua, ma anche in testa, dell'acqua sulla fronte. Molto fredda, sì. Che è la tipica tortura cinese, perché la tortura occidentale è violenta, ammazza, uccide. I cinesi invece con lentezza ottengono il risultato. Detto questo, soprattutto per sbugiardare la massa di teste di minchia che parlano in televisione, tra l'altro voglio fare riferimento a un noto studioso di geopolitica che in questi mesi si è messo in proprio, mentre prima scriveva per un particolare editore. Conto Terzi. Sì. Adesso questo personaggio si è messo in proprio con l'apparenza di scrivere di cose geopolitiche autonome, cose che non lo sono affatto. E infatti, come abbiamo potuto constatare, acquistando dal giornalaio alcune sue opere, la sua indipendenza è del tutto formalistica. Adesso, allora, dobbiamo affrontare il problema dell'Italia. L'Italia ha una storia, è la storia del Mediterraneo. Roma è diventata grande quando ha vinto il Cartagine. Il centro logico, ideologico e culturale in generale è della storia, il centro, tutto il resto è periferia. È periferia. Roma è diventata grande quando ha vinto Cartagine, che vedi caso controllava la Sicilia, cioè i cartaginesi erano in Sicilia. Quando noi parliamo di Cartagine, posto che qualcuno si ricordi questo nome, e soprattutto Cartago dell'Enda Est, pensano che Cartagine sia un luogo dell'Africa, il che non è assolutamente vero, perché il potere e la potenza dei cartaginesi intanto era potere, in quanto controllavano quella che oggi è controllata dalla mafia e dagli americani. Dagli americani e ultimo Papa. Dal papato. Quando noi diciamo queste cose, cerchiamo di illustrare la realtà storico-geopolitica. Allora, se Roma è diventata grande quando ha distrutto Cartagine sulle coste della Sicilia... Ricordiamo che Cartagine è stata edificata originariamente dai Fenici,
il quale altro non è che un altro nome della solita razza che conosciamo bene. Oh, allora vedete che a un certo punto anche la mitologia storica, perché la storia è in parte mitologia e in parte storia, almeno quella antica, perché adesso è tutta mitologia, oltretutto, è tutto completamente falso. Racconta i soliti fatti. Queste cose bisogna conoscerle. Si è grandi se si controlla Cartagine, giusto? Chi è che aveva detto Cartago dell'Enda Est? Catone il censore. Allora, lì c'era della gente che aveva un cervello così. Se è nata la potenza romana è perché i romani, più che le armi, avevano il cervello. Però, attenzione, avevano il cervello, ma anche le armi. Perché il cervello senza armi, come ci ricorda... Conta poco. Machiavelli, che c'è una specifica frase di Machiavelli, il cervello senza armi non conta un benemato, un benematico cazzo. Il vomere ara la terra e la spada e lo difende. Esattamente. E il gladio... La difende. Lo difende. Difende l'aratro. Allora, leggiamo qualche cosa relativamente a questa situazione. Perché l'Italia, appena si è resa unita, unica, anche lì dovremmo fare una digressione. Perché l'Italia è venuta in ritardo nel concerto delle potenze europee? Semplicemente perché fino a poco tempo fa, possiamo dirlo, perché l'unificazione è avvenuta nel 1870, ma di fatto una politica unitaria italiana risale al 1915. Esatto, l'entrata in guerra. Allora, la prima guerra mondiale. Certo. Prima di questo l'Italia era divisa in tanti staterelli, gelosi l'uno dell'altro, con i quali era difficilissimamente, era molto difficile trovare un nesso unitario, perché è ovviamente le geopolitiche di questi staterelli erano contrastanti l'una dall'altra e molti di questi dipendevano direttamente da potenze straniere. Facciamo un esempio. Secondo la modesta interpretazione del sottoscritto, andando a vedere il luogo di provenienza di molti eroi del nostro Risorgimento, vediamo che questi sono quasi tutti genovesi o nelle aree limitrofe di Genova. E qui entra in gioco la geopolitica della Repubblica Genovese. In genere anche l'Italia cisalpina, quella prima, quella sì, romagnola, emiliana. Quello è un altro aspetto, era sotto controllo della Chiesa, Lombarda e genovese. Non a caso, Carlo Magno, d'accordo col papato, aveva creato quel taglio della penisola, dove ovviamente c'era lo Stato del Vaticano, che c'è stato fino al 1949. Lo Stato della Chiesa, che non a caso tagliava in due la penisola. Non avviene nulla per caso. No, allora, un'altra cosa da tenere in considerazione, che va valutata bene, a proposito della difficoltà di unire l'Italia, è che a partire dal 380-400 d.C., l'Italia ha subito una serie continua e successiva di infiltrazioni derivanti da occupazioni, da invasioni o quant'altro. E della religione. Stavo leggendo proprio ieri. Con concorso attivo della religione, della nuova religione. Sì, no, stavo dicendo che in Italia hanno poi, invaso inizialmente, poi hanno insediato nel corso dei decenni successivi tutta una serie di etnie straniere che poi si sono integrate in etnie locali. Per esempio, un'etnia importante che si è inserita nel Medioevo attorno all'800-900 d.C. è stata nella zona fra Napoli e Caserta, dove ci sono molti insediamenti saraceni.
Ci sono dei paesi in cui io per esempio ho un mio genero che è di etnia sicuramente saracena, dal taglio rimasto dal colore della pelle, dal taglio del naso e dalla fisionomica generale. Questo per dire insomma che ad esempio stavo leggendo ieri o l'altro ieri di un'altra invasione di cui non conoscevo fino a quel momento l'esistenza, di una invasione a Lucca. A Lucca c'è stato un assalto dei pirati vichinghi addirittura, vichinghi, e si sono poi insediati in Toscana. Questo per dire che in Italia era tutta frammentata attorno al 1300-1350 in circa 300 etnie, 300 staterelli divisi a livello poco più che comunale, a provinciale, diciamo. Esattamente, quasi. Esatto. E basta vedere anche poi quelli, lo stato di Maria Teresa d'Austria, certo. Parma e Piacenza, no? Infatti, mettere assieme in una logica unitaria questo paese è stato non a caso difficile, ma di questo fatto si è alla grande approfittato lo Stato della Città del Vaticano, certo. Lo Stato Pontificio. Certo. L'abbiamo detto tante volte, lo ricordiamo per l'ennesima volta. I moti rivoluzionari, la prima guerra di indipendenza, è nata perché l'ha voluta Pio IX, il quale Pio IX pensava attraverso questa guerra di indipendenza di ottenere quello che ha ottenuto poi il papato dal 1943 in poi, il controllo totale dell'Italia. Cos'è successo con la guerra? Non gli passava il concordato del 1932. Oltretutto. Ah, 1929, scusa. Questo concordato cercava in tutti i modi di, come dire... No, tra l'altro Mussolini gli contenere... ha dato una regalia di 100.000 lire d'oro. 100.000 lire d'oro gli ha dato, per tacitare... Perché non rompessero i coglioni. E loro l'hanno utilizzato per speculare in borsa e hanno fatto la speculazione del 1929 nella borsa di New York. Ma continuo questa mia descrizione. I moti risorgimentali, diciamo meglio, i moti pre-risorgimentali, perché la prima guerra di indipendenza fu pensata e immaginata da Pio IX. Anche da Mazzini. No, la prima guerra di indipendenza no, Mazzini teorizzava il processo unitario, certo, italiano. Certo. Ma nei teorizzava pure la Europa, oltre che attenzione, la certo. Nel concreto. Ma la regione Europa dei popoli, non la esattamente, la esattamente, nazionale. Esattamente, quella che noi sosteniamo ancora. Allora, cosa è successo? È successo che la situazione complessa dell'Italia a un certo punto non permetteva la realizzazione di questo sogno pontificio, talché Pio IX si ritirò dalla tensione, provocando immediatamente la fine della prima guerra di indipendenza, però anche una rivolta popolare che è costituita nella Repubblica Romana del 1849. Quella è uscita molto male, quella guerra. Non è finita male, perché sono combattuto benissimo. Sì, però non hanno conquistato niente. Certo, ma sono sopravvissuti. La storia della Repubblica Romana, Carlo Alberto si è dovuto dimettere e quindi per salvare, perché aveva perso, ma ha perso a Novara, attenzione, certo. Carlo Alberto ha perso a Novara, certo, Novara, certo. Poi hanno dato la colpa perché doveva perdere, hanno allagato le risaie, quello è stato uno dei motivi. Carlo Alberto ha perso perché doveva perdere, tant'è vero che durante l'epopea di queste guerre che hanno costituito il risorgimento italiano, l'esercito piemontese, meno la volta in cui intervenne l'esercito francese, l'esercito piemontese perdeva, e invece, vedi caso, sullo stesso terreno o territorio Garibaldi vinceva. Perché Garibaldi vinceva? Perché doveva dimostrare che
le sconfitte di Carlo Alberto erano false. Attenzione, perché i Savoia si sono sempre comportati così. Anche nel 1943. Doppio giochisti. Anche nel 1943. Ricordiamoci sempre che la fuga a Pescara era concordata con i tedeschi. Con i tedeschi. Io ho fatto vedere di recente la fotografia di un motociclista tedesco che l'accompagnava, che anticipava il traffico, che anticipava la colonna. E ne ha parlato molto anche Dolman, che era l'uomo di Wolf, il cattolico pseudo-nazista, è quello che fece la pace nel Vaticano. Per cui noi possiamo dire che gli accordi del 1943, che erano tra tre potenze, Vaticano, Mafia e Stati Uniti, in sostanza sono stati anticipati dagli accordi di Wolf dentro il Vaticano. È uscito di recente, recentissimo, un libro intervista all'archivista di Stato. Ecco perché poi successivamente il Vaticano ha dato aiuto ai criminali di guerra nazisti, esatto, facendo di sprevedere andare in Argentina. Esattamente. È tutto, c'era tutto un giro già di accordi, di vincoli, esatto, di è tutto concordato, certo. Occulti, eccetera. Quando tu fai degli accordi, ma poi se noi dovessimo andare a fondo, dovremmo vedere chi furono quelli che furono salvati e gli altri condannati all'impiccagione. Uno era Priebke. Allora, uno era Priebke, ad esempio, perché aveva fatto un grosso favore a loro signori. Ma su queste cose ci dobbiamo soffermare, perché sennò dovremmo divagare troppo. È uscito il libro, di cui consiglio la lettura, l'acquisto e la lettura. Il libro è intitolato Secretum. È l'intervista di un noto giornalista al capo dell'archivio segreto del Vaticano. Chi è interessato a queste cose, che vuole capire, perché oggi c'è una terna che comanda in Italia, che è la terna rappresentata... No, io voglio dire una cosa. Se sì. Finisci, poi vi dico una cosa. Dillo. La terna rappresentanza... È rappresentata, questa terna è quella che ha fatto gli accordi nel 1943. Allora, volevo dire che nel corso degli anni, siccome io e Giorgio non ci facciamo mancare niente, scusate, una cosa ho fatto, io faccio il segugio, ho fatto il segugio per tanti anni quando presentavo le querele per ovviamente ovviare a possibili ritorsioni o contro le querele o quant'altro, e una delle cose che mi ha sbalordito è, incredibilmente, che l'accesso alle bolle papali è impedito. Cioè, al Vaticano non trovate nemmeno un testo di una qualunque delle ecco bolle perché papali. Consiglio la lettura di questo libro. No, aspetta, io però, siccome non sono l'ultimo arrivato, sono andato a rintracciare archivi storici delle bolle papali, addirittura all'Università di Toronto. Nell'Università di Toronto ho trovato il testo di circa 2000, più o meno 2000, perché alcune sono state perse, alcune non sono mai state ritrovate, eccetera. Ecco, che ho potuto poi tradurre e quindi andare a indagare sulla realtà delle vere motivazioni diciamo collegate all'attribuzione a certe bolle di alcuni fatti e misfatti della Chiesa Cattolica, che poi ha importato un po' tutto il mondo storico medievale, rinascimentale, risorgimentale e così via. Allora torniamo al nostro discorso, che è un discorso importantissimo. Questo per dire che diciamo, focalizzare bene l'attenzione, che un documento storico che dovrebbe essere fondamento di tantissime analisi da parte degli studiosi, in realtà non è a disposizione di chiunque. Se vuoi leggere le bolle, devi andare alla cosa gregoriana, alla università gregoriana, fare la fila, mettiti in lista per motivando e dando ragione del perché
vuoi accedere a queste informazioni, dopodiché ti chiamano loro a distanza di qualche mese, se gli sta bene, se no non ti chiamano neanche mai. Questo per dire quanto sia importante questo libro, perché è il primo libro che squarcia un velo di segreti che c'è sempre stato. Oh, da dire che io queste 2000 e passa bolle me le sono scaricate e io ce l'ho. Quindi chi volesse me le può chiedere. Stai attento a casa tua perché potresti avere un ladro, le ho classificate in un determinato modo, è difficile che un informatico... Potrebbe venire neppure un informatico, a casa tua un emulo di Fantomas. Ah, beh, ecco. Vabbè, questo è possibile. Come no? Va bene, allora abbiamo delineato un quadro all'interno del quale noi giustamente ci muoviamo, perché è il quadro realistico della situazione italiana, altrimenti certe cose non si capirebbero. Poi c'è la mascheratura del voto, ma per carità, degli italiani. Per carità. Ma è una quanti maschera. Anni è che non votiamo più noi? Eh? Saranno una decina d'anni che non votiamo più. Beh, o votiamo in maniera anomala rispetto a quello che vogliono. No, io vado a votare oramai da anni, andando a depositare la mia dichiarazione di voto proprio direttamente al presidente del seggio, il quale deve protocollare i fogli che gli do io, li mette in protocollo e vanno in relazione ai fatti avvenuti nella seggio durante. Vabbè, allora abbiamo detto un po' tutto, il quadro è questo. Chi vuole obiettare qualcosa o chiedere qualcosa può farlo, sempre, perché siamo a disposizione. Entriamo nel merito di alcune cose. Faccio vedere di nuovo questa faccenda, perché l'Italia è importante. L'Italia come geopolitica, l'Italia come geografia. I patti mediterranei, dalla guerra libica al conflitto mondiale. Non c'è nulla che avviene casualmente nella storia. Cioè, se noi vogliamo seguire un filo conduttore della storia, e che è l'unica maniera che ci permette di capire cosa succede, dobbiamo tenere conto di quello che viene detto e quello che non viene detto, se no non si capisce. O di quello che viene detto in maniera del tutto pretestuosa. Esatto, se no non si capisce niente. Ad esempio, il mito della guerra di liberazione, se c'è una cosa idiota, completamente idiota, e alla quale dei coglioni ancora credono, è proprio la cosiddetta guerra di rivoluzione. E questo mi permette di dire, attenzione, guerra di liberazione, che in realtà è stata una guerra di conquista, civile, no, una guerra civile, che poi ha portato all'invasione e al suo... Sì, come si chiama? Ma la guerra civile, ricordiamocelo bene, è stata combattuta da chi tentava di difendere quell'area fondamentale dell'Italia, che è la Padania, e coloro che credevano di risolvere i problemi mettendosi al servizio degli anglosassoni, e infatti abbiamo visto che risultato hanno ottenuto. Ricordiamoci sempre che la guerra è finita quando gli angloamericani hanno lambito la Padania. A quel punto sono entrati in funzione gli accordi tra Wolf, capo delle SS in Italia, austriaco, cattolico, con un altro cattolico che non a caso si chiamava Gesù, Jesus Angleton, con la sede in Vaticano. E allora ritorniamo al discorso che ci interessa. I patti mediterranei, dalla guerra libica al conflitto mondiale. Io ovviamente leggo alcune frazioni per dire quanto fosse importante e quanto è ancora importante la geopolitica dell'impero britannico. La lotta fra il vecchio impero britannico, che fondava la sua intransigenza sopra il concetto della sua assoluta superiorità sulle potenze europee, ed il nuovo impero tedesco, che per la mentalità stessa delle sue sfere intellettuali
militari e finanziarie, non tollerava che gli Sikh frapponessero ostacoli nell'attuare il suo programma di espansione economica e politica continentale. Appunto, si era fatto sentire di anno in anno più viva, con un crescendo pericoloso per la pace dei due stati. Questa è la rotta di collisione tra l'impero del mare e l'impero continentale. Esattamente, che all'epoca era rappresentato dall'impero continentale tedesco, oggi è la Russia. Ma il contrasto è sempre lo stesso. Abbiamo sempre quello che Carl Jung scrive nel suo testo fondamentale Terra e Mare. Lo scontro vero avviene sempre tra le potenze di terra e le potenze di mare. Solo che le potenze di terra sono quelle che vincono. Tant'è vero oggi... Roma era una potenza di terra e di mare. E di mare. Era una potenza di terra che ha saputo gestire il mare. Ricordiamoci che la flotta romana all'epoca della battaglia di Azio era composta da circa 300 triremi. Certo. 300. Sapete cosa significa 300 triremi? Calcolate il numero di schiavi che remavano in ognuna di quelle galere. Vabbè, proseguiamo. L'una e l'altro affermavano al rivale dalla pubblica opinione del mondo la loro ferma volontà di uno sviluppo pacifico delle loro energie e del loro desiderio di condurre una norma di vita cordiale. Ma l'uno e l'altro, da quasi 20 anni, altri non avevano fatto se non passare da uno stato incerto di pace a momenti di una ostilità che solo l'abilità di consumati diplomatici quali Edoardo VII di Salisbury, il Bülow, aveva potuto superare con non lievi sforzi, i quali erano stati consacrati più a calmare i loro sudditi e compatrioti che a sciogliere i difficili problemi che si erano venuti creando fra le due potenze. Allora ricordiamoci sempre, quando è stato pubblicato questo libro? Perché qui è stato pubblicato negli anni 30. È un linguaggio ancestrale. È stato pubblicato negli anni 30. È un linguaggio ancestrale. Ci sono dei termini che non si usano più da almeno 50 anni. Qui si parla di relazioni anglo-italo-francesi dopo il novembre del 1911, la Francia e la guerra italo-turca. Quindi parliamo di un secolo e 10 anni fa. Il pensiero di Poincaré. Il patto mediterraneo italo-francese. 115 anni, ancora adesso in vigore. Tutti i patti sono in vigore. Tutti quel triangolo fra l'isola di Elba e la Corsica, che è successo un casino un paio d'anni fa, non so se ti ricordi. Certo. 30 km quadrati circa di mare, il Parlamento ha dovuto fare una legge apposita per la demanializzazione, giustamente, e cessione alla Corsica, che ne aveva bisogno per problemi di indagine marina, cose. E non a caso Berlusconi fece uno strano incontro proprio da quelle parti, o sbaglio? In Sardegna, lì vicino, no? Sì. Un epicentro, se lì ha fatto incontrare Bush con Putin, significa che quel posto è importante più di quanto non si creda. Certo. Dico tutte queste cose perché se uno vuole studiare ciò che capita, ma anche un briscolino, deve sempre riferirsi alla geopolitica, se no quel briscolino non lo capisci. Se uccidono qualcuno e fanno passare quella morte per un'uccisione dovuta a rapporti erotici, bisogna sempre andare a guardare dietro se i personaggi sono ovviamente visibilmente interessati a problemi di geopolitica, ovviamente. Guarda il nostro ex amico giudice, come si chiamava? Non te lo so dire. Il giudice è quello che è stato incriminato dalla moglie, ti ricordi? Quello che veniva un sacco di volte a vedere le nostre conferenze. Come cavolo si chiama?
Paolo. Ah, quello che è morto? Quello che è morto, certo. È morto? È morto che non si sa mica per quale motivo. Assolutamente. Era giovane, cioè, avrà avuto una cinquantacinquina di anni. Aveva. Massimo 60, sì. E lui aveva scoperto tante cose. Paolo Ferraro. Andatevi a vedere alla voce Paolo Ferraro. Noi abbiamo fatto parecchi video con lui, ma molti sono stati cancellati. E mi ricordo che uno è stato un video che feci a casa sua, io direttamente, lui parlava e io lo registravo. Sparito. Paolo Ferraro, che è una persona molto intelligente e soprattutto acculturato, sentendo alcune cose capì che dietro c'erano delle altre. Allora, in ogni caso io ho parlato di L'hanno questo. L'hanno sentito? Sì, è stato sentito in maniera molto chiara. Io ho soltanto letto una frase di questo libro che si fa vedere come qualsiasi movimento italiano viene controllato, seguito e contrastato, se è il caso, dalle altre potenze. Però mi sono dimenticato di aggiungere qualcosa in relazione al risorgimento, perché è una riflessione. Io vorrei finire questa cosa, però sì. Poi parli tu. No, è una cosa, era un interstizio proprio. Cioè, volevo dire, durante il periodo di forzato esilio di Mazzini a Londra, ha avuto dei contatti, di rapporti di conoscenza con tutti? No, con cosa? Con Marx? Anche. Tu anche sai qualcosa, certo. Così, estemporaneamente. Solo che il loro contrasto era evidentissimo e si è espresso nella letteratura, cioè libri e opere scritte su periodici. Concettualmente erano al contrario l'uno dall'altro, tant'è vero si è parlato della rivoluzione nazionale italiana contro la rivoluzione bolscevica, ma il discorso si amplifica ancora di più. Vabbè, poi ci ritorniamo. Mentre vorrei fare un'altra considerazione che nessuno fa, e questa considerazione mi è venuta vedendo il video pubblicato su Rai, mi pare, dedicato a Mameli, che era genovese, e andando a vedere le biografie dei grandi del Risorgimento risulta che erano tutti di quelle parti lì. Allora, concettualmente, che cos'è? Perché il Risorgimento è anche contro la Chiesa? A che cosa ascende? Evidentemente allo scontro tra la Repubblica Genovese e il Papato. Se andiamo a vedere i rapporti tra la Repubblica Genovese e il Papato, vediamo cose molto strane. Tra l'altro, proprio di recente, si è parlato anche di Cristoforo Colombo. E Papa Cibo. Ecco, Cristobal Colon, il quale non a caso era genovese. Allora, tutte queste cose messe assieme, ricordiamoci che nel libro che io ho citato prima, si parla anche del consenso che ebbe Cristoforo Colombo, un consenso obiettivamente difficile, ma ottenuto non certo per le capacità di trattativa di Cristoforo Colombo. Dietro ci erano ben altri interessi. C'era il Papa dietro a Colombo. Ecco perché poi la regina, che per anni aveva rifiutato l'aiuto a Colombo, quando Colombo è venuto a Genova a parlare con Cibo e poi a Roma per parlare con il Cibo, il Papa, che era il padre, non si sa se è putativo o era vero. Cioè, fatto sta che con il placet del Papa è andato a parlare con la regina Isabella e poi gli ha dato l'elemosina di quelle tre barchette. Sì, comunque con i soldi garantiti, con i soldi di commercianti e finanzieri centro italiani. Ah sì, certo. Sì, quindi
tutte le cose vanno viste nella loro ottica. Quindi la scoperta dell'America, che non è stata una scoperta, ricordiamoci, lo sapevano quelli che lo dovevano sapere. Ma pare lo sapevano. Che Colombo sia naufragato quando lavorava sulla tratta fra il Portogallo e Londra, in una di quelle occasioni sia arrivato vicino alle isole dell'Labrador. Di questo io non voglio parlare perché potrebbe essere esclusivamente una teoria. Nei fatti la scoperta dell'America fa parte. Cioè lui sapeva che lì, dopo un mese e mezzo circa, si arrivava un'altra terra. Sì. Non avevano scoperto che cazzo era, se era l'India, non era l'India, o che certamente, o il Giappone. O l'hanno fatto passare per India, dai. Allora, il fatto concreto è questo, che questo processo di espansione è un processo di espansione che parte da quell'area dell'Italia. Se andiamo a vedere il numero dei partecipanti e il luogo di nascita dei partecipanti alla spedizione dei Mille, vediamo che o sono genovesi o sono padani, non c'è altri. Allora c'è una ragione, c'è un sentire, perché dov'è la spontaneità? Il cronografo invece era spagnolo, come si chiamava? Chi? Quello, lo storico che era a bordo con Cristoforo Colombo. E troppi ce n'erano. Beh, no, quello è lo storico ufficiale. Quello beh, ma troppi quello ce che teneva il diario di Borgo. Teneva il diario di Borgo e controllava che Colombo non scantonasse troppo. Ma quello che voglio fare riflettere, quello su cui voglio far riflettere, che il processo di unificazione italiana è stato vissuto come un ampliamento del potere della Repubblica di Genova, associata in questo caso con elementi della Padania. E ricordiamoci che nella spedizione dei Mille non c'è stato un romagnolo. I romagnoli erano noti per essere rivoluzionari, avventurieri e quant'altro. Nessuno di loro è andato con Garibaldi alla conquista della Sicilia. Quindi il processo è un processo, attenzione, di assestamento dell'unità nazionale italiana con due epicentri fondamentali, la Liguria e la Padania, perché i componenti, il numero dei componenti, dei volontari, erano o bergamaschi o bresciani. Sono tutti concetti di carattere geopolitico che bisogna tenere presenti. E che spiega l'ambiguità e l'ambivalenza della geopolitica italiana, in parte marinara e in parte terrestre. Perché la Padania, ideata e pensata da una mente italica come Napoleone e come epicentro dell'unità nazionale italiana, rappresenta la terra. Detto questo, io vorrei far vedere un altro libro, che è questo qui. Il Mediterraneo, centro strategico del mondo. Vorrei leggere qualcosa che riguarda il canale di Suez. Perché il canale di Suez è importante? Perché il canale di Suez è stato pensato da un italiano. Perché è stato pensato da un italiano? Perché quell'italiano era di etnia veneta, all'epoca sottoposto all'Austria. Come si chiama? Ingegnere? Non mi ricordo più. Adesso non me lo ricordo. Ma aveva nella sua mente il problema geopolitico dell'approvvigionamento dell'Italia, che automaticamente doveva passare per Suez. No, c'è stato un periodo che va appunto dal 1492 fino al 1465-66, che il Mediterraneo era escluso dalle grandi rotte navali, perché si circumnavigava l'Africa, perché avevano scoperto il capo... Questo dopo la conquista dell'impero romano d'Oriente da parte dei turchi, certo, che non permettevano più il movimento. Esatto, non le carovane, e quindi le merci passavano all'esterno
dell'Africa, circumnavigavano l'Africa e poi rientravano nel Mediterraneo. E quello che è successo anche di recente, uno dei problemi fondamentali legati con i missili degli Houthi, hanno creato lo stesso problema. E adesso le navi petroliere, portacontainer e quant'altro circumnavigano l'Africa e poi entrano nel Mediterraneo. Con un aumento incredibile di costi. E nel 1865 questo ingegnere, che non mi ricordo più come si chiama, fece appunto il progetto del taglio dell'istmo di Suez e da lì poi ovviamente è cambiata la geopolitica di nuovo. Ah, certo. Di nuovo il Mediterraneo è diventato la centralità del sistema di navigazione, della grande parte della navigazione mondiale. Il grosso del traffico navale è attorno al Mediterraneo o dentro il Mediterraneo, ricordiamocelo sempre. Attenzione, se nel 1860 Garibaldi non avesse avuto la storica ispirazione di muovere verso la Sicilia mentre francesi e inglesi si guatavano a vicenda, perché l'isola non cadesse nelle mani di nessuno di loro, chissà se sarebbe stata compiuta la nostra unità nazionale, che senza la Sicilia avrebbe perduto ogni possibilità di future affermazioni nella politica europea e mondiale. Non so se mi spiego, perché io ho parlato e ho detto che Roma è diventata grande quando ha cacciato i cartaginesi della Sicilia, per la stessa ragione di qua. La Sicilia per noi è importantissima. Nel momento in cui avvengono le guerre mediterranee come quelle che ci sono oggi, perché la guerra Israele contro palestinesi è una guerra mediterranea, in questo momento, vedi caso, c'è qualcuno che ha pensato bene di fare il ponte sul canale. Prima era stato ventilato, ma non era mai stato fatto. Perché era ventilato? Per dire: guardate che noi facciamo il ponte. Allora no, ma va, vediamo, non sappiamo quali sono i retroscena, ma il fatto è che oggi c'è qualcuno che sta pensando di fare il ponte. Allora, da poi che la storia è storia, le vittorie si fanno sempre coi ponti. E chi è il ponte, quello che progetta i ponti? Il ponte? Dimmi tutto. Pontefi? Il ponte di Bassano. Il pontefice. È certo. Ma che, quella è un'altra terminologia. Sto cercando se c'è ancora il cane. Pontefice. Lo vedi tu? Lo vedi? Io non riesco a vederlo. Che cosa? Il mio cane. E qua dietro, qua. Ah. Io sì. Attenzione a questi collegamenti. Se oggi si parla di fare un altro canale di Suez, c'è una ragione. Non sono vanterie. Anche perché in contemporanea, in concomitanza, c'è il canale di Panama che sta per essere chiuso, perché è completamente insabbiato in tutti i vari bacini, è completamente insabbiato, quindi non possono più... E c'è chi l'ha fatto insabbiare. Ricordiamoci sempre che quando un certo giapponese, di etnia giapponese, ma di nazionalità americana, guatemalteca, aveva ideato di fare un secondo canale di Panama, avvenne in quel paese una rivolta. Ricordiamocene bene queste cose. Così come il canale di Panama è stato creato da una rivolta che si è rivolta contro il legittimo governo del Guatemala e ha fatto staccare la regione di Panama, perché gli statunitensi ci dovevano costruire sopra, no, il canale. C'hanno il dominio. E certo. La minaccia turca, avanzante verso ponente con marcia diretta anziché avvolgente, fu contenuta nel Mediterraneo orientale dalle forze dell'Europa cristiana e definitivamente stroncata nella battaglia navale di Lepanto 1571. Ma la tendenza della Turchia è sempre lì, ecco perché oggi la Turchia è diventata importante.
Intanto, per iniziativa del genio mediterraneo e più specialmente italiano, erano state svelate all'umana conoscenza e aperte alla sua intraprendenza le vie del mondo. Maestri di arte nautica e di costruzione navale avevano insegnato alle altre genti ad affrontare mezzi adatti l'immensa degli oceani, l'immensità degli oceani. Il Mediterraneo parve ritirarsi dalla sua funzione di regolatore della storia, parve perché tutt'oggi è lo stesso, e soprattutto dell'economia mondiale, ma con l'ingerenza britannica, con la rivoluzione sociale francese, con quella politica del risorgimento italiano, con l'aspirazione russa a uscire dalla clausura del Mar Nero, ecco la guerra che c'è oggi. Si crearono nuovi fermenti di vita e nuove fonti di contrasti che rimasero il Mediterraneo al centro della storia. Questi sono gli elementi fondamentali. Quando noi siamo andati in Turchia, no, scusate, quando noi abbiamo fatto la guerra contro la Turchia, quando l'Italia Unita ha fatto la guerra della Turchia, non era sola soltanto per la conquistare la Libia e la Tripolitania, ma era anche perché ci doveva servire per fare un blocco nel Mediterraneo. Era l'Eritrea, l'Etiopia, esattamente, e dall'altra la Libia, per bloccare esattamente il dominio inglese, britannico. È stato quello che ha dato fastidio all'Inghilterra, la quale ovviamente ci ha fatto la guerra. E noi l'ultima guerra mondiale, lo ripeto, l'abbiamo fatta contro l'Inghilterra, non contro la Russia. E lì è tutto un discorso che, volendo, possiamo riprendere. L'apertura del canale di Suez ne segnò il nuovo funzione, la nuova funzione. Mare di transito della maggior copia dei traffici mondiali e fulcro del dominio sul mondo di chi ne era padrone dei punti cruciali, e cioè l'Inghilterra. Oh, ma è possibile che c'è un sacco di gente che parla di geopolitica e non si rende conto che l'Inghilterra controlla i punti essenziali del Mediterraneo? Se tu non cacci l'Inghilterra da Gibilterra e da Malta, come fai? Noi abbiamo fatto il secondo. Non volerà mai Gibilterra. Noi abbiamo fatto il secondo conflitto mondiale. Ma le vere battaglie non sono state certe quelle che noi abbiamo fatto di supporto ai tedeschi in Russia, che non contavano niente, non rappresentavano niente. Giusto il tentativo di passare alle fonti petrolifere attraversando il Caucaso. Ma appunto per questo erano stati mandati gli alpini, i quali dovevano svolgere una funzione di scavalcatori di montagne. È lì che siamo stati fermati dalla Russia, che aveva avuto non a caso gli aiuti dell'America. E ci aveva completamente scardinato, di qui la grande ritirata, eccetera. Ma se noi ci fermiamo solo all'eroismo degli alpini, ma e non teniamo conto della realtà geopolitica che era dietro, era e sotto, era la Iunia, ma c'è la Tridentina, quella che ha sfondato la Cuneese, quella che ha sfondato la Sacca, Novalenka, vabbè, è stata la Tridentina. Ritorniamo al problema dell'Inghilterra. Essa, col possesso di Gibilterra e di Malta, già dominava le comunicazioni tra l'Europa e l'Africa nelle loro zone più importanti, e cioè nella zona di minore distanza fra i due continenti, non è un caso, e nella zona centrale dalla quale le flotte britanniche erano sempre pronte ad irradiarsi su tutto il Mediterraneo. Allora, praticamente possiamo dire, chi ha fatto sul mare la guerra sul mare? L'ha fatta la decima MAS per l'Italia nel secondo conflitto mondiale, perché ha affondato le navi a Gibilterra
Io ma Alessandria, e ci ha provato anche Malta. Quella fa, quando noi parliamo di cavalieri di Ventura, cavalieri di Ventura hanno fatto la storia del Cinquecento, hanno avuto un grande esaltatore che è stato Machiavelli, e oggi noi il secondo conflitto mondiale, ci dispiace per gli altri, ma la vera guerra l'ha fatta la decima massa. C'è poco da fare. I risultati da sto inutili sono la decima massa. Meglio. Con l'annessione di Cipro, e questa è l'ultima frase che voglio leggere. C'è i miei mentine per caso, no? Eh? C'è ancora una mentine, quelle che abbiamo comprato. No, non c'è niente con me. Se vuoi possiamo andare a prendere un po'. Dopo, sì. Attenzione che l'ultima frase è importante, cari amici. Si è ricominciato a parlare di Cipro. Andatevi a vedere la storia di Cipro. Oh, Cipro adesso è sotto attacco degli israeliani, perché a Cipro, nel mare attorno a Cipro, hanno trovato una delle più grandi riserve di petrolio nel Mediterraneo. E chi le ha trovate? Gli italiani. L'ENI. L'ENI, certo. Quindi state attenti alle cose. No, ma l'ENI si è riservata una sua bella fetta di territorio. Sì, ma se l'ENI è una potenza, può farlo. Se non è una potenza e se non ha dietro il governo italiano, anche segretamente, non può fare nulla. Perché prendono di punta il capo dell'ENI e lo ammazzano, come hanno fatto con Enrico Mattei. Quindi ricordiamoci bene. Ma perché Cipro è sempre stato? Ricordiamoci che Cuprum. A metà... Cuprum. Esatto, a metà... A metà Cinquecento, a metà del Cinquecento, Cipro era veneziana. Poi fu attaccata dai turchi, gli abitanti vennero quasi tutti ammazzati. Passati a fine di spada. E poi sono passati ad assediare Famagosta. Povero Marcantonio Bragarino. Esattamente. Poveraccio. Sì, ma gli altri, perché hanno ammazzato, li hanno fatti fuori un eredi. Ma morire spellato non è una bella morte, Ma ricordiamoci sempre di questa cosa importantissima, che la battaglia di Lepanto è stata voluta dalle potenze cristiane, mettiamola così, mettiamoci la religione perché c'è dato di mezzo il Papa, ma perché Venezia aveva perso Cipro, Candia e isole vicine. Il Dodecanesio, quello che poi è diventato il Dodecanesio. Quando l'Italia, avendo vinto il primo conflitto mondiale, si è impossessata di quelle isole, c'era una ragione. C'era una ragione. Erano state sottoposte al dominio veneziano per 4 secoli. Esatto. Quindi avevano una cultura, un'identità... Non solo, discendenza pure non solo, ma l'Italia poi all'epoca fece dei lavori a tutt'oggi che sono ancora rimasti. I porti, certo. I porti, il palazzo del governatore, l'architettura italiana delle case. Cioè l'Inghilterra, col possesso di Gibilterra e di Malta, già dominava le comunicazioni tra l'Europa e l'Africa, nelle loro zone più importanti, e cioè nella zona di minore distanza fra i due continenti e nella zona centrale, dalla quale le flotte britanniche erano sempre pronte a irradiarsi su tutto il Mediterraneo, come oggi. Con l'annessione di Cipro 1878, alla fine della guerra turco-russa, aveva posto il piede nel Mediterraneo orientale in una posizione importante per il controllo delle comunicazioni marittime dell'Asia mediterranea con l'Occidente. E dico questo per far capire ai nostri amici che ciò che accade non è mai strano, un'improvvisazione, casuale. Dietro ci sono sempre le strategie, ovviamente degli eserciti, delle flotte,
e dei potentati che ovviamente vogliono gestire il loro potere. Non a caso Churchill, l'uomo di potere che poi alla fine con la sua arroganza ha portato alla fine dell'impero inglese, non a caso è stato nel momento cruciale a capo della flotta americana e inglese, ricordiamocelo. Fuori dal Mediterraneo si era intanto garantita la sicurezza della Via delle Indie, insediandosi in tutte le principali posizioni del continente africano, da Gibilterra a Capo di Buona Speranza. Non è un caso, no? Avvenuto, nonostante la sua opposizione, lo scavo del canale di Suez, l'Inghilterra non perdette tempo per volgere a suo approfitto il fatto compiuto e più che mai interessata a fare della via mediterranea l'arteria principale del suo impero, seguì una politica che può essere riassunta nei seguenti punti, per ciascuno dei quali la sua ipocrisia congenita trovò sempre la giustificazione umanitaria. Anche oggi c'è la considerazione umanitaria, la guerra umanitaria. Esattamente, per gli aiuti a Gaza. Prima hanno utilizzato il macellaio giudeo per far fuori 30.000 palestinesi inermi, e poi adesso arriva a dettare le leggi dell'umanità. Attenzione, queste sono operazioni importanti. Acquisto delle azioni del canale dal Khedive di Egitto, 1875. E lì c'era qualcuno che avrebbe potuto contrastare, non l'ha fatto in maniera adeguata. Il Khedive era indebitato, è arrivato il lord inglese e il Khedive gli ha venduto per 4 soldi. Occupazione di Cipro, già citata, 1878. Occupazione dell'Egitto, 1882. E spiega perché noi abbiamo fatto la guerra in Africa settentrionale. Ma l'abbiamo fatta male. L'abbiamo affidata a persone che non erano competenti. Della Somalia britannica, 1884. Ecco perché l'Italia è andata in Somalia. Del Sudan, 1885. Ecco perché alcuni nostri importantissimi esploratori, tra cui il mio concittadino Romolo Gessi, si trovavano lì. Un amico mio, di quelli che conosci anche tu, è stato addetto commerciale all'ambasciata del Sudan del Sud per parecchi anni. Adesso è tornato, ha scritto un libro. Ah, bello. Bisogna che lo... Direi. Di Zanzibar, 1890, del Kenya e della Rhodesia, 1895, del Sudafrica Boero, 1902. La guerra dei Boeri. Che si sono difesi eroicamente, ma erano completamente disarmati. Tuttavia, gli inglesi hanno dovuto ricorrere a massacri a non finire, secondo la loro abitudine. Campi di concentramento in cui facevano spargere malattie letali per le donne e per i bambini. Arresto dell'espansione francese. Io mi dovevo sposare con una sudafricana, l'ho raccontato. Eh? Mi dovevo sposare con una sudafricana. Bel colpo. Arresto dell'espansione francese verso Levante attraverso l'Africa australe. Episodio di Fashoda, 1898. Di cui ci fu un bellissimo film. Intromissione progressivamente accentuata negli affari dell'impero ottomano, considerato importante sia come elemento geopolitico situato sulla via delle Indie, sia come pedina principale della schermaglia politica antirussa per la questione degli stretti. Solo punto questo di cui gli interessi inglesi coincidessero con quelli europei e mediterranei. Quindi la questione russa, per la quale noi abbiamo dedotto che la guerra che la Russia è stata costretta a fare contro l'intrigante
Ucraina? Ma nemmeno Ucraina, perché gli ucraini, poveracci, non c'entrano niente. Sono i gruppi di potere. Ah, ma l'Inghilterra sempre. Ma, esatto. Nel turbine. Che attraverso l'Ucraina vogliono controllare la Russia. Intensificazione dell'intromissione britannica nei sultanati. Cosa ha letto un'informazione ieri? La Russia è arrivata a Leopoli e sta, certo, per aggredire.